Alla fine ho fatto tardi, ma provo chest mount con abbigliamento tecnico, tutto nuovo, quindi tutto pulito, ma mi sa che nelle prossime ore diventerà un po' più sporco. Vediamo se c'è un tavolino all'ombra. Ma che? Ce n'è nulla. Continuiamo a cercare. Rischio di fare così, mezz'ora così, solo per trovare un posto dove sedermi a mangiare, guarda. Ciao ragazzi, questo è il primo riassunto del primo giorno di viaggio, che però vi accorgerete a breve faccio il terzo giorno, perché il primo giorno ho fatto molto materiale con le GoPro, con tutte le action camera, ma troppo materiale non riesco a importarlo sul cellulare, quindi cercherò di fare degli spezzoni col cellulare. Sono letteralmente imboscato perché sono in un bosco in Germania, ma ve lo racconterò nel riassunto della terza giornata di viaggio. Questo è il riassunto, quello che vi faccio adesso è il riassunto della prima giornata. Sono andato a letto alle 2 di mattina perché ho ultimato di fare le ultime cose, che tanto prima di ogni partenza faccio sempre tardi. Poi sono andato a dormire da mia madre, che vive a 15 km da Pistoia, perché lei ha il garage, comunque un parcheggio chiuso, mentre io a Pistoia no, vivendo in affitto non abbiamo il garage. Mi scocciava tantissimo lasciare la moto giù tutta equipaggiata per paura che mi rubassero qualcosa, e mi faceva anche fatica a smontarla tutta, insomma era un bel lavorone. Quindi sono partito dopo il video che ho postato mercoledì, mi sono svegliato poi alle 4 e, però non, ho dormito quelle 2 ore, ma non avevo finito di fare quello che volevo fare. Volevo fare appunto lo switch di cui vi avevo parlato, l'ho dovuto inventare smontando una lampada dell'IKEA, poi ci ho messo del silicone, poi l'ho scafandrato con carta tipo film, poi ci ho messo il nastro isolante, insomma alla fine quando sono riuscito a creare questo switch tutto bellino, preciso, erano ormai le 7, quindi sono partito alle 7 da casa di mia madre e arrivato prima di pranzo non riuscivo a stare sveglio. Quindi ho provato 2 o 3 volte a fermarmi all'ombra a riposare un 15 minuti, ma era talmente caldo in Italia, è talmente, se tu vuoi, difficile, perché la gente vede una moto e uno sdraiato sotto e subito ti viene a chiedere se va tutto bene. Quindi niente, ripartivo, non c'era verso di dormire. E ho fatto tutte statali, ho evitato l'autostrada e meglio delle mie previsioni, sono arrivato in Austria, che sono entrato in riserva, quindi ho potuto fare il primo piano benzina già a un prezzo ridotto perché l'ho fatto in Austria, passando dal Brennero, tutte quelle strade lì, molto belle tra l'altro. Quando ero già uscito dall'Austria, era l'ora di cena, quindi ero in Germania sulle statali, diretto verso l'imbocco dell'autostrada, ma era già alle 7:15 e volevo fermarmi perché ero stanco, perché non volevo far tutto al buio, e ho acceso Osmond, ho cercato delle strade sterrate lì dove ero, e con mia grande sorpresa ho prima trovato una piazzola di sosta dove c'era il tavolino, le panche, quindi ho cucinato, mi sono fatto da mangiare e avevo portato una birra da casa per festeggiare il primo giorno fuori, che mi sono scolato, era tiepida, ma chi se ne frega. E poi da lì a 1 chilometro ho trovato un sentierino piccolino dove mi sono infilato, e è stato perfetto perché era un posto segregato, pulito, non c'era nessuno, non arrivava il rumore dalla strada. Quindi, come vi ho anticipato, credo, se non ricordo male, sto salvando i waypoint di tutti questi posti dove mangio e dove dormo, specialmente quelli dove dormo, perché sono posti testati da me, dove ho trovato dei posti sicuri, dove bisogna stare ovviamente un po' attenti a non dare nell'occhio, però si riesce a dormire, come questo qui, guarda dove sono, che vedrete nel terzo episodio di viaggio. E quindi salverò tutti i waypoint di questi posti
e spero di poter aggiungere al racconto giornaliero anche qualche foto, qualche video. Sto usando tutto quello che ho portato con me, sono volato col drone nel posto dove ho dormito, eccetera eccetera. La stima dei costi di oggi, del primo giorno di viaggio, è di 24 euro o 26 euro. Andate a cercarlo sull'Excel perché lo sto aggiornando, quindi troverete nella finestrella che dice spese la data, l'importo e il dettaglio. Quindi primo giorno di viaggio ho speso soltanto 24 o 26 euro, mi ricordo, per la benzina che ho fatto in Austria. E tutto ciò che sto mangiando oggi, pranzo e cena, è la mia scorta, quindi va bene? A posto così, allora grazie per seguirmi, condividete se volete e ci sentiamo nei prossimi giorni per il secondo e il terzo giorno di viaggio e poi quelli che seguiranno, va bene? Ciao ragazzi, dalla moto, da Jonathan Encini e dal bosco imboscato in Germania, ciao!